Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Come prima cosa, scusate le mie unghie, sono abbastanza indecenti, le devo rifare. Abbiamo una defunta qui, insomma, penso di andare a rifare il refill il prima possibile e anzi vorrei farlo con voi, quindi spererei di riuscire a trovare il tempo di farlo, registrarlo insieme a voi. Allora, oggi, che cosa vi propongo? Vi propongo un video diverso dal solito, un video che non ho mai fatto, non so nemmeno io perché, sinceramente, però andremo ad effettuare, vi farò vedere come faccio io la pedicure e in seguito il semipermanente ai piedi. È un argomento, vi ho chiesto se poteva farvi piacere su Instagram e molte di voi mi hanno detto assolutamente sì. Quindi eccomi qua pronta per registrarvi questo video. Allora, piccola premessa, ovviamente se magari non vi piace effettuare il semipermanente ai piedi, vi fanno schifo i piedi, evitate di vedere questo video, anche perché so già che in un video del genere attirerò non so quanti feticisti e io, insomma, di vedere magari commenti che schifo di qua e di là, cioè siete liberissimi di poter aprire o no un video, di decidere voi se vedere o no una cosa, quindi ecco, nel caso magari evitate i commenti inutili e stupidi, col fatto che secondo me appunto attirerò un sacco di feticisti con questo video. Vabbè, comunque, vi faccio vedere appunto che cosa utilizzo io, i prodotti che utilizzo io, vi faccio vedere un po' un misto di aziende, perché è proprio così che io li faccio sempre, una volta al mese. E niente, quindi io prima adesso di lasciarvi al tutorial, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale e a seguirmi su Instagram. E qua in sovraimpressione trovate il nickname e poi giù in info box c'è il link diretto all'account. Non mi resta che augurarvi una buona visione e nulla. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazze! Eccoci qua ragazze, allora che inquadratura! Allora, vi faccio vedere come faccio la pedicure e il semipermanente sui miei piedi. Questi sono i miei orrendissimi piedi. E come potete vedere, qua ho appena rimosso il semipermanente. Ve l'ho fatto vedere perché non ve lo faccio vedere perché è semplicissimo. Vi faccio vedere, io utilizzo questa punta qua che è la Carbide Blue Flame di Passione Unghie. È consumatissima e io la uso per rimuovere il semipermanente perché è più delicata, quindi l'ho semplicemente rimossa. Allora, voi vedete qui io mi sono ricostruita gli alluci con l'acrigel perché ho degli alluci terribili, se no. Quindi ho tolto il semipermanente, avevo sull'alluce l'acrigel, sulle altre dita invece il classico semipermanente. Adesso, visto che devo fare un po' di pedicure, quindi togliere le cuticole, le pellicine, andare a fare anche un po' i talloni, adesso comunque mi concentrerò nella zona delle unghie e poi vedrete in seguito il resto. Andrò a fare una pedicura secco e io vado ad utilizzare questi qua che sono i calzini Bratz Care. Nei calzini Bratz Care, ve li faccio vedere se non li avete mai visti, sono nati in Brasile e sono un metodo nuovo, diciamo così, per fare la pedicura secco senza l'utilizzo dell'acqua. Allora, io ne ho già aperto uno e si presentano così all'interno, hanno dei calzini che sono monouso, all'interno c'è un'emulsione senza oli, molto ammorbidente con dentro il tea tree oil, sono profumatissimi e sono anche ovviamente col tea tree oil disinfettanti, quindi andiamo a mettere questi e poi all'interno, se lo trovo, sì, eccolo qua. Ci sono anche questi che sono un bastoncino d'arancia e una limetta, che noi ce ne facciamo poco perché lasciano il tempo che trovano, però tutto in pacchettini monouso e sterilizzati, quindi molto comodi. Allora, adesso andiamo a aprirci il nostro pacchettino. Lo buttiamo qua. Vedrete che si presentano così questi guanti, questi calzini. Allora, sono fatti così. Vedete, c'è un'emulsione all'interno, voi la andate a, ad esempio, noi qua, io adesso facciamo così, se no non ci si capisce niente. Allora, vado a schiacciare l'emulsione verso il piede perché è la parte che a me interessa e vado a spargerla un po' a destra e a sinistra. Poi apro il calzino, che anche questo è chiuso. Un genere di video, un video così non ve l'avevo mai fatto, quindi anche siamo riusciti anche a fare il video sulla pedicure, che possono essere magari anche poco, magari per molte persone può essere anche brutto, però insomma fa parte del nostro lavoro.
Allora, vado a massaggiare bene, come vedete, il prodotto, bene, ecco qua, e mi concentro specialmente, lo massaggio, se sentite casino, è stitch che russa, sulle unghie, e spingo un po' di crema anche qua nella zona del taglione. Come vi ripeto, è un prodotto senza oli, quindi è perfetto per andare a fare il semipermanente, anzi all'interno ha degli attivi che servono anche per andare a far durare di più il semipermanente, così c'è scritto. È proprio specifico per i trattamenti prima del semipermanente. Quindi io adesso mi vado a massaggiare bene e vado a mettere anche il calzino sull'altro piede. Ok, passato giusto il tempo di mettere l'altro calzino, non hanno bisogno di tempo di posa, quindi io vado con un tronchesino, una qualsiasi cosa, a romperlo e vado a tirar fuori, ok, così le dita. A questo punto, visto che c'è tanto eccesso di prodotto, vado un pochino a tamponarlo. Ok, adesso dopo che ho tamponato il prodotto, vado a spingere le mie cuticole e lo faccio in due step. Allora, io spingo, non vi preoccupate se vedete dei residui di semipermanente, tanto dopo lo andremo a togliere, questo pezzo viene via anche da sé. E niente, spingo bene le mie cuticole, poi adesso vi faccio vedere, perché io sono, non starò troppo intorno alle cuticole, anche perché dopo andremo a fare la dry pedicure in questo caso, quindi andrò a utilizzare tutte le varie punte. E perché vi faccio vedere anche che userò un altro prodotto. Allora, spingo le mie cuticole, dopodiché elimino l'eccesso. A questo punto le mie unghie sono parecchio lunghe, quindi le andiamo ad accorciare. Io utilizzo un tronchese retto per andare a tagliare la lunghezza. Io non fate caso, perché io le porto veramente corte, odio le unghie lunghe nei piedi, è una cosa che non posso patire proprio, quindi vado ad accorciarle. Qua ovviamente, avendo acrigel, passerò una lima. Adesso prendo appunto una lima e vado a limarmi le unghiette. E ed accorciamo anche di brutta maniera questa. Adesso, per andare a sciogliere e a rimuovere ulteriormente le cuticole, io vado a usare un prodotto che adoro, che è questo, ossia Cutifix di La Femme. È un prodotto che serve per sciogliere le cuticole. Questo è a base oleosa, quindi io lo vado a stendere bene qui intorno al giro cuticole, sulle cuticole. E questo, mi raccomando, poi va bene, nel corso della pedicure lo andremo a eliminare, però questo andremo a sgrassare le unghie con il nostro solvente, perché questo è un po' oleoso e potrebbe creare problemi di sollevamento nel caso non venisse eliminato correttamente. Aspettiamo qualche secondo che agisca. Ok, è passato veramente pochissimo tempo, vado a questo punto a spingere le cuticole. E con il nostro prodotto vedremo che saranno sicuramente più morbide. Vi ripeto, è solo una questione che io sono molto precisa, sono molto pignola e voglio che, come nelle mani, anche nei piedi, guardate come viene via bene la cuticola, voglio che anche nei piedi, come nelle mani, il risultato sia ottimo, ecco, quindi vado a rimuoverle per più di una volta. A questo punto, dopo che le ho tutte alzate, le vado a tagliare, e io per tagliarle utilizzo un tronchese da cuticole, questi qua. Partiamo da qui. Ok, a questo punto io mi andrò a concentrare sui vari piccoli duroni e varie cose con questo attrezzo, che non ho idea di come si chiami, e poi andrò a passare una raspa, e io utilizzo la raspa di Brad's Care. Se siete estetiste come me, ragazze, questa raspa è comodissima, acquistatela, costa un po', io l'avevo pagata al Cosmo Prof 20 euro, però ragazze è una bomba, alle due, è bagnata perché l'ho appena sterilizzata, e niente,
ossia la parte fine, la parte più che gratta un po' di più abrasiva, è completamente sterilizzabile perché è in acciaio. Quindi niente, adesso vado a finire la mia pedicure e poi ci vediamo dopo per andare a fare poi tutto il trattamento della dry manicure, della dry pedicure, e poi andremo ad applicare il semipermanente. Una volta eseguita la mia pedicure, adesso vedrete che andremo a togliere anche tutte queste cosine qua, io vado con la mia punta, questa è la trapezio in diamante, vi ricordo che non vi posso linkare, non ve la posso linkare perché l'ho comprata al Cosmoprof, ma la trovate un po' su tutti i siti, è una classicissima triangolo trapezio in diamante. Vado su 20.000 giri e andiamo a pulirci il giro cuticole. Vado a spazzolare e dopo che ho spazzolato, vedete anche bene qui perché sennò poi non riesco a lavorare bene, quindi una volta che ho spazzolato vado a prendere questa che è la punta Diamond Candela, questa qua la trovate da Passione Unghie, io la prediligo nei piedi rispetto alle mani perché mi permette di essere molto più precisa. Anche questa andiamo sui 20.000 giri e vado a pulire benissimo, guardate come vengono puliti i valli delle unghie. Ok, dopo aver spolverato ulteriormente, questo è quello che rimane, vedete ci sono ancora delle cuticole alzate, non tantissime, però qua è tutto da andare a rimuovere, anche qui. Adesso torno col mio tronchese e vado ad eliminare tutta la parte che non mi interessa. Una volta tagliate tutte le cuticole, il piede risulta così. Adesso andiamo con il nostro semipermanente. Prima cosa, io vado a spingere le cuticole, di nuovo quel poco che rimane, cioè non nulla che rimane delle cuticole. Vado a spingerle per bene, per avere l'unghia più pulita possibile. A questo punto procediamo. Si potrebbero mettere ora i separatori per le dita, mettere un po' di Scottex, che è la cosa più igienica in assoluto, arrotolata, però vi ripeto, io non ho problemi di accavallamento di dita, questo sembra che si accavalla, invece no. Quindi andiamo a applicare, io utilizzerò prodotti anche qui la FAN, perché mi trovo veramente veramente bene, li uso sempre nel quotidiano, quindi ragazze, cioè, è proprio una buona azienda. Nail prep su tutte le unghie. Adesso andremo a fare anche due cose diverse perché, come vedete, io qua avevo l'acrigel, però ovviamente adesso vado a fare il semipermanente, quindi non vado a ripetere di nuovo l'acrigel. Andremo a fare per andare a riempire lo spazio di questa copertura con acrigel, andremo a fare un piccolo semipermanente con rinforzo sull'alluce, così vi faccio vedere anche come si fa, e sulle altre applichiamo semplicemente il semipermanente ma normale a smalto. Allora, io utilizzerò per l'alluce, andremo a utilizzare l'HD Builder Base, la colorazione G002. Per invece le altre dita vi faccio vedere un prodotto che utilizzo da più di un anno, che ormai non ne può più, ma è fuori produzione, nel senso che
La Vita Base Coat l'hanno fatta ora HD, non c'è più in versione classica, guardate com'è sporca. La utilizzo da sempre e è l'unica base su cui per ora, tra tutte quelle che io ho provato, è l'unica base che mi garantisce il 100% dell'adesione in un mese. Uso queste, non uso un altro prodotto, semplicemente perché poi io devo andarmene in ferie. E con questa sono sicura che non avrò assolutamente problemi, perché sono l'unica persona al mondo, penso, alla quale il semipermanente le si rompe. Quindi nei piedi mi si rompe. Niente, utilizzerò questa. Voi usate una classica base, potete utilizzare le HD, sono solo un po' più dense. Applicato il nail prep, siamo già a posto. Possiamo passare direttamente alla nostra base semipermanente. Come sempre, io faccio sempre così. Allora, la prima mano la stendo a smalto. Vado bene intorno alle cuticole, ma non le tocco. Guardate, vedete che c'è un piccolo dislivello. A questo punto prendo la mia un poco più di prodotto, lo stendo qui, lo porto verso l'attaccatura, verso la punta della mia unghia naturale, e faccio così per il resto della mia unghia. E vado in lampada. Ok, polimerizzata la nostra base, andiamo con le altre unghie. Come vi ripeto, utilizzo questa base perché mi trovo da Dio. Voi potete usare una qualsiasi base, anche le HD di La Femme vanno benissimo. E vado a stendermela a pennello, ma proprio semplice semplice, su tutte le unghiette, facendo attenzione a non toccare le cuticole, mi raccomando, e cercando di stenderlo il più vicino possibile, cioè su tutta la superficie dell'unghia naturale. Andiamo ora con il colore. Io utilizzerò un gel color, in questo caso l'F16 di Passione Unghie, Poison Black. Io faccio sempre il nero nei piedi. Per tutte le ragazze che si chiedono magari se sui piedi reggono i fast che non si crepano, no ragazze, io li faccio da sempre, su tutte, non è mai successo nulla. Quindi vado a prendere il mio fast. E come pennello per i piedi, visto che i pennelli per stendere il colore sulle mani sono veramente troppo grandi, io ho acquistato e mi trovo da Dio con il pennello base di Passione Unghie. Questo è proprio il pennello per la base, vedete? È perfetto per andare a stendere il colore. Adesso è un po' sporco di rosso, però vedete, è perfetto per andare a stendere il colore perché è piccino piccino e ci permette di essere molto precise. Prendo poco prodotto, non tolgo la dispersione, ma se volete voi potete farlo, e vado a stendermi il mio nero. Io nei piedi cerco di fare due dita alla volta perché sono sempre un po' più precisa, quindi vado con due dita alla volta. Adesso vado con la seconda mano. Abbiamo applicato il colore su tutte e cinque le dita. Adesso andiamo con il top coat. Io utilizzo questo sempre di La Femme, Top Coat No Wipe. È molto comodo, molto bello, mi piace tanto. E anche qui, ragazze, io lavoro sempre l'alluce da solo. Tendo a lavorare sempre con l'alluce da solo e poi con le altre dita insieme in questo caso.
questo è il risultato finale. Adesso, visto che i piedi nella limatura un pochino si sono seccati e voglio dare un effetto finale bello morbido, vado ad utilizzare la crema. Questa qua è sempre di La Femme, che è Chocolate Fantasy. Sarebbe una crema mani e unghie, però vabbè, noi la mettiamo nei piedi, non succede assolutamente nulla. Ne metto poca perché è molto, molto morbida, molto idratante, e la vado a dare un pochino sul piede. È molto acquosa, quindi si assorbe bene. Vado a darla su tutto il piede e magari faccio attenzione a non andare proprio intorno alle unghie, cioè ci passo intorno ma non ci vado sopra, perché ho utilizzato un top coat senza dispersione e se no andiamo sopra con elementi oleosi potrebbe opacizzarsi. E la mia pedicure è finita. Qua ragazze, questo è il risultato finale su tutti e due i piedi. E sicuramente non è perfetto, ma ragazze, lavorare su se stesse, chi si fa il semi permanente da sola sa quanto sia difficile. In più i miei piedi sono veramente brutti e quindi anche sistemarli è un po' un problema. Ad esempio qua vedete mi è colato un pelino il colore, insomma lavorare su se stessi non è mai mai facile, ma tanto so che se non vi faccio il video su di me non riuscirò mai a farvelo su una cliente che sia disposta un po' a mostrare i piedi, un po' per me, per il tempo che mi ci vuole per sistemare tutto. Spero che questo tutorial diverso dal solito vi sia piaciuto, spero che il risultato finale vi piaccia. Ricordatevi che curare i piedi è tanto importante quanto curare le mani, quindi non trascurateli mai, perché veramente un piede curato è tutta un'altra cosa. Con questo è tutto, grazie per aver visualizzato questo video fino in fondo. Ci vediamo prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ragazze!